Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare le riceventi FlySky al flight controller Mamba F4 Mini 20x20. Questo tutorial è valido per tutte le riceventi FlySky che supportano il protocollo IBUS, comprese la IA6B, la X6B, la A8S e la FLI14. L'importante è individuare i fili terra, alimentazione e segnale IBUS. Nella IA6B inseriamo il connettore in questa posizione, assicurandoci di avere il cavo segnale in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Nella X6B il connettore IBUS è qui. Anche in questo caso abbiamo segnale in alto, alimentazione al centro e terra in basso. Per quanto riguarda la A8S utilizziamo i primi tre fili del connettore e rimuoviamo il cavo PPM perché non serve. La FLI14 più può essere usata solo con IBUS, quindi infiliamo il connettore senza preoccuparci d'altro. Essendo questo flight controller ideale per build da 3 pollici o più piccole, le riceventi che consiglio sono la A8S e la FLI14 più. In descrizione vi lascio i miei tutorial su come bindare queste riceventi alla radio. Adesso troviamo i pad che ci servono, GND, 5V ed RX6. Suggerisco di usare la WART 6 e tenere la WART 3 a disposizione per lo smart audio della VTX. Come vedete ho saldato il cavo terra nel pad GND, l'alimentazione nel pad 5V e il cavo segnale IBUS nel pad RX6. Adesso avviamo Betaflight e andiamo nel tab Port. Attiviamo Serial RX nella porta WART 6. Quindi salviamo. Andiamo nel tab Configurazione e in Receiver scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu a tendina sotto IBUS. Salviamo. Adesso andiamo nel tab Receiver e proviamo il radiocomando. Perfetto, è tutto a posto, la ricevente è configurata e possiamo usarla. Questo è il mio tutorial per collegare le riceventi FlySky al flight controller Mamba F4 Mini 20x20. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.